Sopra il luogo dell'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, nell'area dove ieri sera è avvenuto un crollo in un edificio disabitato di Via Duomo, nella città vecchia. Il presule ha voluto verificare di persona l'entità dei danni che ha subito il palazzo adiacente al campanile della cattedrale di San Cataldo. La zona è interdetta al passaggio di pedoni e mezzi. Proprio ieri sera si è tenuta la manifestazione L'Isola che Vogliamo, che prevede diverse postazioni dedicate a spettacoli ed eventi culturali che puntano proprio a richiamare l'attenzione sia sulle potenzialità che sulle problematiche del borgo antico.